Beh, l'ospedale Luisa Guidotti di Mutoco è una zona remotissima del distretto di Mutoco, in mezzo proprio alle montagne. È stato denominato in questo modo dalla dottoressa Luisa Guidotti di Modena, che lo dirigeva negli anni 70 durante la guerra di liberazione dello Zimbabwe e che è stata uccisa proprio alla fine della guerra nel 1979. E io sono arrivato in questo ospedale nel 1997. Mi sono trasferito lì come chirurgo perché richiesto come tale per l'ospedale che non aveva, aveva la sala operatoria senza il chirurgo, come succede spesso in Africa. Ecco qua. Eccoci qua. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Slowly because they are breaking, eh? Ciao, ciao, Nika. Ciao, ciao, fine, thank you. You see the friends? Dopo la morte di Luisa Guidotti, l'ospedale è stato affidato alla dottoressa Maria Elena Pesaresi di Rimini, che l'ha sviluppato moltissimo e ha portato diversi altri servizi dall'82 in poi. Io sono la dottoressa Maria Elena Pesaresi, sono venuta in Africa dal 1963 e dopo, siccome qui non trovavano il medico per continuare il lavoro della dottoressa Guidotti, mi hanno chiesto di venire qui e sono arrivata nell'82. Cici con essa. Questo è un pensamento, assassino. Il beta? Il beta, nasce. Questo è la pace. Hanno un tempo di seghe a zig. Io adesso qui mi occupo dei bambini, pediatria, e dei bambini specialmente ammalati di cuore, perché abbiamo un progetto molto, direi, grosso, perché sono più di 170 bambini che abbiamo mandato in Italia per operarli al cuore. Mamma mia, sei gogo. Give something else. This is going to have manioca. What is eating? Allora, le parti sono, abbiamo innanzitutto il reparto di outpatient, che sono laboratorio, il reparto dove vengono selezionati gli ammalati, e poi il reparto di radiologia. Dopo ci sono i reparti uomini, i malati chirurgici e i malati medici, il reparto di tubercolosi, il reparto di pediatria, il reparto di maternità, il reparto delle donne malate di AIDS e poi ci sono le infermiere. Le infermiere, abbiamo iniziato una scuola infermiere
nell'84. Then immune because it attacks the immune system and increases susceptibility to infection. Syndrome. What is the syndrome? Yeah? A group of diseases. A syndrome is a group of symptoms or illnesses. Group of symptoms and illnesses that results from the HIV infection. My name is Josephine Chikuse. I'm a tutor, training student at this hospital. It's a 3-year program. So we just don't have students coming from this area. We have students coming from all over because it's a national training school. It is important for us to teach, especially to give education, also to mothers. I mean, everybody is important, but it's more important to train a woman than a man, because a woman will continue to teach the children, and it goes on like that. We talk about types of HIV infection, but I want you to look at this diagram, which is the diagram of the HIV. So this is the virus, right? It is a retrovirus. It doesn't have a DNA, it has only the RNA. So it's a clever virus. Is that correct? Yes. Very clever. Because when it gets into our body, our DNA will not know that this is a virus. Right? Yes. Yes. Other hands up? Any questions? We really aspire to produce businesses. We have had very good results before. I think they are good students, even morally. I'm proud of those students. L'ospedale ha 234 posti letto, quindi è un ospedale abbastanza grande. Abbiamo investito parecchio anche come nostri gruppi in questo ospedale, perché nel corso del periodo dal 97 ad adesso abbiamo costruito per esempio 2 ostelli, 2 case per gli orfani e poi una fisioterapia. E poi ci sono stati molti altri progetti, l'ultimo e il più bello di tutti. Abbiamo cercato di renderci indipendenti sia con l'installazione di generatori di corrente, qui è intervenuta molto l'associazione Giovanni Spagnoli di Rovereto, ma anche con la solarizzazione che è stata affidata e pagata dalla Onlus di Roberto Bazzoni Onlus. So, now we better have a look at the operated patients, eh? I hope that they are all fine, yeah. We call for the sister. My name is Loveness Papranga. I started working here in September 1994. As a general nurse, but now I'm working as an anesthetist. We have malaria throughout the year, and you see patients coming in. But because of the HIV burden, most patients who come here, they have the HIV-related conditions, TB, malnutrition, they have some skin conditions, or they have pneumonia, but most of them are HIV-related. Okay, good morning, ladies. Good morning. Ciao. Ciao. Look at her. Smiling. And resting well here. Ciao. Nice to see you. Ciao. This is a patient that we operated last week, for an ovarian tumor, Yeah. Yeah, it's okay. She's getting fumble. Great to see you smiling, The wound is all right, Yes.
Okay. You did the dressing, eh? Okay, thank you. Okay, my dear, rest well, eh? Stay here. Bye, eh? Noi abbiamo cominciato già nel 2002 a mettere in terapia i pazienti e quindi c'è stata una diffusione dei farmaci, appunto, soprattutto generici contro l'AIDS, che ha portato certamente beneficio a tutta la popolazione. L'incidenza, quindi la prevalenza, meglio, della sieropositività si è abbassata nel paese dal 25% che era nell'anno 2000 fino al 16-15% di adesso. C'è stato un notevole progresso, in parte dovuto purtroppo anche alla morte dei pazienti sieropositivi, ma in parte dovuto anche alla diffusione degli antiretrovirali e alla educazione sanitaria. La prima cosa è stata quella di rompere la paura di dover accettare di essere catalogati, perché all'inizio non volevano avere la ricerca di laboratorio su questo campo, anzi alcuni si ribellavano. The psychological burden is a bit better these days. People are tend to accept HIV as a diagnosis better off than before, because patients are really benefiting and you can actually save life. You see patients coming very sick, but on commencement on ARV, their nutrition is good. You see, they do very well. And you actually feel proud about that, because people who have died are actually being saved. The question mark is the bladder, eh? Because there is a bit of shrinking of the peritoneum there, which means that the tumor is already involving the anterior fornix. Eh? But we have to try. I think there is still a scope there to try. So let us go on with the usual. Facciamo un tentativo, vediamo, speriamo di riuscire. Dal punto di vista chirurgico, certamente la situazione non può essere ideale dal punto di vista tecnologico, perché chiaramente abbiamo a disposizione meno mezzi. Sicuramente una delle cose interessanti che noi abbiamo in chirurgia a Mutoko è che abbiamo praticamente una percentuale quasi vicina allo zero di infezioni post-operatorie. Yeah, we have a very good name throughout the country. Patients come from all over to this place, patients with medical conditions, patients for surgery. We treat them very well, so that message is going around and you see patients coming here. And we don't treat them as other hospitals do. Mi vedo arrivare della gente fino da 700-800 km di distanza, insomma, dal sud del paese, cosa che non dovrebbe avvenire in un paese normale, ma in una situazione sociale e sanitaria disastrosa come quella dello Zimbabwe purtroppo avviene. Chiaramente l'ospedale deve ricevere qualcosa in cambio del servizio per potersi mantenere e anche per evitare di diventare educare male anche i pazienti, cioè il paziente per quanto può deve sempre contribuire, o sotto forma di denaro o sotto forma di beni. Infatti noi riceviamo anche galline e capre, insomma, in cambio di cure da quelli che possono fornirle. Ci sono molti casi che non possono fornire neanche quelle e vengono curati lo stesso.